Allora, c'è un problema. Sappiamo che il decreto legge 22 marzo 2021, numero 41, quello che prevede all'articolo 10 l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, i famosi 2.400 euro, questa indennità l'INPS non la dà ai lavoratori che si sono dimessi per giusta causa. Perché? La norma, l'articolo 2, stabilisce che è dovuta, che viene elargita ai lavoratori che hanno cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2019 alla data del decreto legge. Che cosa significa involontariamente? Cioè che sono stati licenziati. Quindi i lavoratori che per giusta causa si sono dimessi non ne avrebbero diritto. Siccome mi è stato sottoposto un caso che ho lavorato nei giorni scorsi, per cui ho proposto un riesame con richieste di accoglimento all'INPS, su che cosa si basa. Innanzitutto facciamo un passo indietro. Quando negli anni scorsi per la NASPI, per l'indennità di disoccupazione, non era concessa ai lavoratori che si erano dimessi per giusta causa, a fare chiarezza e a dettare, diciamo, legge, è stata una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 269 del 2002, che ha allargato la possibilità, le maglie, dicendo all'INPS ne hanno diritto anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa. Allora l'INPS, con tre circolari, ha recepito questa sentenza, questo orientamento, questa sentenza della Corte Costituzionale, quindi è da lì la giurisprudenza di merito ha spaziato, si è adeguata a questa sentenza. Quindi a tutt'oggi il lavoratore che si dimette, che si è dimesso per giusta causa, ha diritto alla disoccupazione. In questo caso la norma c'è una vacatio, c'è una vacatio, diciamo, nella legge, perché non prevede per il lavoratore che si è dimesso per giusta causa la possibilità di avere i 2.400 euro. Allora, nel ricorso che ho fatto all'INPS, per cui ho chiesto l'accoglimento, ho chiesto sia l'accoglimento sulla base dei principi di straordinarietà ed urgenza che sono alla base del decreto legge, ma soprattutto per effetto del principio dell'analogia iuris, cioè in parole povere. Visto e considerato che per la NASPI accade quello che accade, come ho spiegato prima, sia applicato questo stesso principio anche ai 2.400 euro dell'indennità Covid. Ma l'INPS potrebbe restare in silenzio, quindi si potrebbe configurare il silenzio rifiuto. In questo caso, al lavoratore spetterebbe la possibilità di fare ricorso al TAR, però sappiamo benissimo che grazie al secondo governo Berlusconi, come tutti ricorderanno, la giustizia amministrativa è stata praticamente resa inaccessibile ai lavoratori, alla povera gente, a chi non ha soldi, perché per fare un ricorso al TAR ci vogliono 800 euro di contributi unificati, e un lavoratore che chiede 2.400 euro di indennità Covid può andare a spendere 800 euro di contributi unificati? Assolutamente no. E quindi l'appello quale sarebbe? Alla politica bisogna, in sede di conversione del decreto legge in Parlamento, emendare questa norma ed allargarla anche ai lavoratori che si sono dimessi per giusta causa. Ricordiamolo che la giusta causa sono delle ipotesi ben configurate, non è che il lavoratore si dimette e basta. Per giusta causa ci sono problemi relativi alla retribuzione. Ci sono dei casi di mobbing, insomma, ci sono dei casi particolari. Di salute, problemi Ci seri. sono dei problemi seri che poi vanno definiti o in sede extragiudiziale oppure in sede giudiziaria. Ecco, di questo bisogna darne conto all'INPS quando si va a fare la richiesta. L'appello, appunto, ecco, alla politica ad emendare questo provvedimento. Voglio sperare che il sindaco di Ischia, che è la massima autorità politica amministrativa, prenda a cuore questa vicenda per i lavoratori e si muova attraverso i suoi referenti affinché il ministro Orlando, che appunto è dello stesso partito del PD, vada ad emendare immediatamente questa norma e la faccia allargare anche ai lavoratori che si sono dimessi per giusta causa, che non sono pochi.